Quando siamo arrivati a ottobre abbiamo trovato questa situazione. C'erano circa 100 milioni stanziati per fare queste opere dal 2016 che purtroppo avevano cantieri autorizzati, erano in ritardo di circa 800 giorni di media e purtroppo non si capiva nemmeno quando avrebbero iniziato questi cantieri. Quindi la situazione ereditata era davvero drammatica. Dei 236 comuni delle Marche mi pare che la pianificazione era che c'era un comune nel 2019 e qualche comune nel 2020. Con una serie di riunioni, con un intervento molto forte che abbiamo fatto su Open Fiber, che ci ha aiutato in questi mesi a far ripartire il meccanismo, potremmo recuperare questi anni perduti. Ed è un problema perché, diciamo la verità, oggi l'infrastruttura tecnologica non è più un beneficio, ma è un diritto. Abbiamo tanti servizi, sia sanitari che collettivi, ma anche abbiamo visto quelli educativi che passano necessariamente per la connettività. Senza contare che il ritardo tecnologico causa un elemento di competitività al contrario, negativo, per le imprese. E quindi questo elemento dell'infrastruttura tecnologica qui nelle Marche è stato davvero trascurato troppo negli anni passati. Open Fiber ha dichiarato, su nostra richiesta precisa, che entro il 2023 finisce la bulla nelle Marche e soprattutto la cosa di cui come amministrazione siamo davvero felici è che nel 2021 verranno fatti 136 cantieri che erano bloccati. E credo che abbiamo raggiunto un grande risultato e al 15 marzo il dato che mi hanno fornito questa mattina è che 23.000 unità immobiliari sono state raggiunte dalla banda ultralarga. Ovviamente non è sufficiente perché stiamo parlando davvero di un ritardo drammatico, però abbiamo deciso di creare un sito e di pubblicare lì tutti i dati in modo che i cittadini vedano comune per comune la tempistica dei cantieri e ci sia la massima trasparenza, il massimo controllo anche attraverso le amministrazioni comunali che sottoscriveranno da adesso in poi gli accordi per poter portare la banda ultralarga.